viene considerata come una donna avanzata. Serve tanto coraggio in Giappone, se sei giapponese, per fare qualcosa di diverso che non sia la normalità. We are the fire. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video con Ericottero! Ericottero! Come sapete la settimana scorsa, un paio di settimane fa, abbiamo fatto il video di perché è un bello vivere in Giappone. Oggi abbiamo detto, vabbè, parliamo anche dei motivi per cui non consigliamo vivere in Giappone a determinate persone magari, giusto? Sono 5 motivi per cui non vivere in Giappone. Allora, la prima tra tutte, questo me lo dice sempre mia mamma, cioè più che mia mamma me lo dicono sempre le amiche di mia mamma che dicono: non hai paura in Giappone con tutti i terremoti? Io sì, anche qua in Italia ogni tanto, per esempio, se vedo un arredamento sopra il letto, sopra la testa, io la prima cosa che immagino è se succede terremoto. Immagino sempre questa cosa, anche non so, mobili se non sono fissi con... Sì, perché in Giappone fissano tutto, la televisione è fissata, tutto quello. Ma devo dire che in Italia forse dipende molto dalle zone, perché ci sono delle zone sismiche e delle zone che non sono sismiche, quindi delle zone dove non ci sono i terremoti. Sì, però cioè, per esempio in Giappone, ok, perché siccome succedono così spesso, allora gli edifici sono antisismici. Eh sì, no? sì, sono super. Però qua succedono meno, però se succede vuol dire che sei spacciato. No. Però comunque se succede un terremoto così grande in Giappone, anche i giapponesi a volte si sono feriti, addirittura le persone morte, quindi cioè già sentire questa scossa io trauma, perché anch'io quando ero in Giappone ho avuto questa esperienza bruttissima che era 5, come si dice, Mani, livello 5, sì, è abbastanza forte. Sì. Quindi non mi piace più, mi fa paura. Se vai magari 2 settimane in vacanza ti può capitare di sentire una scossa. Anche di recente c'è stato a Kumamoto, io sono stato a Kumamoto e avevano fatto vedere come ha distrutto determinati edifici, anche molto storici e importanti. Che però devo dire è una cosa che mi piace, come il Giappone li ricostruisce. Sì, cioè, veramente, quella è una cosa incredibile. Sì. Però sì, se hai paura del terremoto, se hai delle persone ansiose, perché comunque non è soltanto il terremoto. Il rumore è brutto. Sì, soprattutto tutti i telefoni ti avvisano. Sì, anche quello. Vedi, tutti in stato d'allarme, perché tutti i telefoni, tutti i giapponesi. Sì, io ho avuto anche questa esperienza. Sì. Ero tipo in caffetteria, improvvisamente tutti i cellulari degli altri improvvisamente suonano. Però non puoi fare niente. No. Prendi paura e basta. In realtà io in Giappone avevo fatto delle simulazioni di terremoto, ti fanno vedere comunque che devi andare vicino alla parete portante, sotto il tavolo. Però alla fine, cioè, quando sei in quel momento non ti ricordi niente, almeno nel mio caso. Panico e basta, quindi non lo so. Non è tanto il terremoto e basta, è anche la paura del terremoto. Sì, sì. In Italia io sento quasi mai le scosse, almeno in Trentino non mi è quasi mai successo. In Giappone mi sarà successo ogni mese mi succede. Quindi capito, se avete paura dei terremoti, il Giappone non è il paese per voi, ecco. No. 2. Pressione sociale. Non mi piace assolutamente. Per esempio, una donna si deve sposare entro 30 anni. Sì. E se ti sposi, poi dopo 2 anni devi avere figlio, devi comprare una casa. Ma perché? Cioè, tante mie amiche, veramente... Sì. Cercano di sposarsi prima possibile, cioè, anche se non sei innamorata di nessuno, cioè come fai a sposarti per forza? È brutto. Poi ogni persona, ognuno secondo me ha la sua vita diversa. Sì. Ma come fai, tutte le donne devono sposarsi entro i 30 anni? Cioè non è possibile. C'è un periodo che le donne dai 25 ai 35 a razza ti devi sposare. Around 30. Ecco, e se ti sposi prima dei 30, ok. Dopo i 30 è sempre peggio. Sì, cioè viene considerata come una donna avanzata. Ma tipo a Tokyo, per esempio, ci sono tante donne anche sopra 30 anni che vogliono ancora fare carriera. Quindi sì, però cioè tutto il Giappone, secondo me, mediamente c'è questa cosa ancora. Secondo me la pressione sociale in Giappone inizia già dall'università, perché comunque tu puoi fare 2 scelte in Giappone: o puoi fare una carriera artistica, diciamo, inventarti un lavoro te, o se vuoi fare il lavoro del kaishain, entrare in una compagnia e fare il salaryman, devi entrare in una buona università, perché se non entri in una buona università è veramente difficile riuscire ad avere un buon lavoro. Tra l'altro ci sono molti studenti infatti che vanno a scuola le ore normali, giusto dalla mattina alla sera,
e poi vanno ancora a scuola dopo scuola per studiare, okay. E magari se non riescono a passare bene questo esame per entrare all'università ripete l'ultimo anno, o fa un anno dove studia e basta per passare questo esame. No, non mi piace. Almeno qua in Italia, secondo me, c'è ognuno più libero. Non c'è limite di età che devi fare questo. E anche tipo di lavoro. Sì. In Giappone, tipo, se hai un lavoro part-time, mm-hmm. oppure se hai un lavoro contratto tempo determinato o indeterminato, visti diversi. Sì. Però in Italia ho visto, per esempio, anche uno che fa solo lavoro part-time, comunque sì. Lui dice che oggi io lavoro. Lavoro è sempre uguale. Invece in Giappone, kyowa baito shimasu, baito ni ikimasu toka, sì, iba watashi baito desu toka, sì. Keiyakushain desu toka, seishain ni narimashita, sugoi levelu ga. È molto diverso se diventate lavoratori a tempo pieno e indeterminato, o se avete soltanto un lavoro part time. Per i giapponesi il lavoro part time è il lavoro che si fa quando magari si è all'università e si fa un lavoretto, diciamo. O casalinga. Sì. Numero 3, i giapponesi Non hanno ferie praticamente. Per esempio mia sorella, sì. Che adesso si è sposata prima di me. Si è sposata e adesso sta bene, ma prima lavorava per una ditta, uh-huh. E lavorava sempre. E anche se legge ti dice almeno devi prendere tipo non so un mese di ferie all'anno. Sì, sì. Però tu vai a lavorare lo stesso, non prendi le ferie, perché sì. Anche questo c'è pressione da capo, e appena prendi 3 giorni di seguito, sì. Di vacanze, 3 giorni dico, ti guardano, sì. Male, ma tu prendi ben 3 giorni? Sì, cioè, e non puoi chiedere, no. È difficile. Dipende molto dal lavoro e quello, sì, che fai, sì, però sì. Se il tuo datore di lavoro seguisse l'etica e la legge in Giappone, ci sono i giorni di festa e kyujitsu in cui tutti devono stare a casa, giusto? In Giappone? Tipo che ne so, il giorno dell'imperatore? Però comunque lavorano lo stesso, secondo me. Ah sì? Tipo combini sono aperti sempre. Però se fai un lavoro, che ne so, un lavoro dello stato tipo kaisha, ma devi... sì però dico che non puoi prendere di seguito. Sì. Se è difficile, cioè, prendere una settimana di più. Esatto, infatti, cioè, se vuoi andare in vacanza è veramente difficile. No. Per esempio noi in Italia abbiamo un mese di ferie, non so adesso di preciso quant'è, però possiamo farci una vacanza lunga. In Giappone un giapponese, se fa il kaishain, quindi lavora per un'azienda, sei eccetera, 6 giorni sono tantissimi. Penso che se lo metti insieme a un'altra vacanza, il massimo che puoi fare penso che siano 10 giorni, no? Perché c'è il mio migliore amico giapponese, lui ogni tanto mi viene a trovare, ogni tanto facciamo le vacanze insieme, siamo andati a Phuket, ad Hawaii, massimo 10 giorni. Se mettevi insieme il weekend, magari la Golden Week, però devi programmarlo prima, sì. E soprattutto se fai una cosa così sappi che il periodo sarà estremamente costoso, perché comunque tutti andranno in vacanza nello stesso periodo. Se capita un weekend e poi una festa nazionale, poi magari si prendono altri giorni per fare il ponte. Quarto, come lo diciamo questo? Sono tutti uguali? Sì. Cioè non è che sono tutti uguali, però diciamo in Giappone bisogna essere conformi alla norma, diciamo. Sì, mi vergogno se sono troppo diversa dagli altri, quindi voglio seguire standard. Non dico fashion che è abbastanza libero, sì. Però come status, come si dice status? Tanto da gakuite, sotsugyo shite, tanto shigoto shite tte. Sore wo tatoeba, ya watashi wa chigau koto suru tte iu no wa chotto yuki ga iru shi. Diciamo che serve tanto coraggio in Giappone, se sei giapponese, per fare qualcosa di diverso che non sia la normalità. Perché non sai mai come sei visto, magari gli altri ti dicono: ah, sai che tipo Sebastiano è andato in Cina, in Giappone. Ma sai che Erico è andato in Italia a studiare canto lirico. Cioè una cosa strana per magari la maggior parte dei giapponesi. Non sei così libero. Sei libero, però devi avere il coraggio di, sì. Farlo. Perché in Italia, per esempio, se uno fa una cosa un po' particolare, ci sta, può esprimere di più quello che sente dentro e può vivere la sua vita, diciamo, un pochino più libera. Mentre in Giappone comunque puoi farlo, però hai bisogno di molto più coraggio, perché
lo standard e quello che tu sei portato a fare come giapponese nella tua vita è: vai a scuola, fai le elementari, fai le medie, fai le superiori, fai bene l'esame, entri in una buona università, inizi a lavorare in una compagnia, ti sposi, hai bambini e poi hai fatto tutto. E poi vai a Chiavacura. Eriko sbaglia! No! Ma anch'io forse ancora sono un po' così. Automaticamente penso, se faccio questo, come sarò vista dagli altri? È brutto, cioè, se vuoi fare, fallo. Invece devo pensare prima. Se faccio questo, i miei genitori cosa penseranno? I miei amici cosa penseranno? Quindi prima devo pensare questo, poi alla fine però se voglio fare tantissimo allora decido di fare lo stesso, chi se ne frega. Sì, esatto. Però c'è anche piccole cose, per esempio ho visto un video su YouTube, non mi ricordo che video era, ma gli stranieri che facevano uno scherzo alle ragazze giapponesi. Però se faceva questo scherzo a una ragazza singola, allora lei prende, ma che cos'è questo ragazzo, e non ride neanche, cioè proprio scappa. Invece se fa questo scherzo, questi stranieri, a un gruppo delle ragazze, allora loro in realtà sono molto simpatiche, si ridono insieme, alla fine sono diventati tutti amici. Quindi se io sono da sola non ho coraggio di, anche se mi fa ridere, o anche se, non so, anch'io voglio ridere, ma non ho coraggio di ridere sola. Invece se sono con gli altri, allora, anzi, diventiamo molto simpatici. Anche noi facciamo scherzi, non so. Sì, quindi. Sempre singolarmente non ha coraggio. No. Di fare cose strane. I genitori crescono i loro figli dicendo ai loro bambini, che ne so, se in un ristorante magari fanno rumore, ti stanno guardando tutti, Minami Teruzo. E anche tutto il Giappone è pieno di questi cartelli con due occhi arrabbiati che dico: ti stanno guardando tutti. Spesso i giapponesi, quando non fanno qualcosa, magari, che ne so, non buttano le carte per terra, sì, è vero che lo fanno per il rispetto, ma allo stesso tempo lo fanno anche perché mirare tarasu kashi. Se qualcuno ti vedesse buttare una carta per terra, sarebbe molto imbarazzante, cioè ti vergogni, dici, ma che figuraccia, capito? Quindi lo fanno un po' per rispetto per gli altri, un po' anche perché hanno paura di essere visti, diciamo così. E questa pressione, questa paura che portano i giapponesi, poi si riflette nella loro individualità, se vuoi. Quindi è più difficile magari diventare quello che vorresti. Quinto: le tasse scolastiche sono molto molto costose, alte in Giappone. Per esempio conosco un ragazzo italiano che è sposato con una moglie giapponese. Adesso vivono in Giappone e hanno avuto anche una figlia. Che bello. Sì, è bello, però adesso lui vorrebbe tornare in Italia perché in Giappone costa tantissimo per mantenere figlio. Università dello Stato, quindi non privata, di solito mediamente all'anno costa 50万. 50万 mo? 前期 と 後期 に 分かれてて 前期 で 25万, 後期 で 25万. だから 1 年 で 50万. Ok. Costa quindi sui 4.500 euro all'anno l'università pubblica. Però dovete capire che l'università pubblica, ho capito, se entri magari nella migliore università di Tokyo, che è pubblica, la Todai, fantastico. Però se entri in un'università che non è buona, non ti conviene, cioè preferisci andare in una privata, tipo la Waseda o queste qua, no? Ma ho detto, se non riesci a entrare in un'università pubblica, non è che tutte siano buone, ci sono anche università private che sono più buone. Però per esempio, non lo so, c'è un'università che cos'è, la Keio. La Keio è questa università molto prestigiosa che però se tu fai entrare i bambini dall'asilo pagando, non oso immaginare, almeno 10-20 mila euro l'anno fino alla fine delle superiori a studiare alla Keio, probabilmente è più facile entrare alla Keio. È vero sta cosa o è illegale? No, è vero. Quindi praticamente magari dei genitori scelgono di spendere dei soldi per il futuro dei loro bambini, quindi investono mandando i bambini direttamente a studiare dal primo anno di asilo fino all'ultimo di superiori in questa scuola privata che è la Keio, che così poi possono entrare alla Keio all'università. Però costa tantissimo, però se sei ricco magari lo puoi fare. Ma secondo te, visto che hai vissuto in Giappone, cosa che non ti è piaciuto? Ma devo dire che ci ho vissuto così tanto, continuo ad andarci così spesso, ovviamente, cioè, beh, il Giappone piace molto per tanti motivi. Quindi se c'è una cosa che non mi piace, forse a volte alcune regole che erano un pochino troppo severe, sì, mi hanno dato un po' fastidio e soprattutto... Visto toccato?
No, questo devo dire che rispetto a come siamo, perché adesso sto venendo con a caso che ha finalmente ricevuto il permesso di soggiorno. Siamo andati in questura la scorsa settimana, un disastro. Buon passo. Aver visto la domanda in Italia è più difficile che in Giappone, sicuro. Proprio. Non sono molto flessibili, cioè poi adesso che sono abituato alle loro procedure preferisco decisamente come è fatto in Giappone, perché qua invece faccio delle cose e poi non so se è giusto o sbagliato. Per esempio, non lo so, c'è scritto che è arrivato il permesso di soggiorno, vai, ti presenti e dice: ah no, i permessi li facciamo solo nel pomeriggio. Io come faccio a saperlo? Cioè, quindi sono venuto apposta qui per sentirmi dire che lo fate solo nel pomeriggio. No. Forse una cosa che non mi è piaciuta del Giappone è il fatto che non mi è mai stato un problema integrarmi come straniero, diciamo. Ho sempre avuto tanti amici, eccetera, però forse sul lavoro e spesso, magari non lo so, lavorando nell'intrattenimento e alcune agenzie, perché le agenzie comunque sono molto vecchie, almeno quelle grosse, sono molto old fashion, diciamo, quindi non hanno capito che cosa potesse offrire a loro. Sono troppo all'antica, diciamo. Mentre magari, che ne so, il mondo dell'intrattenimento in Corea è molto più avanti per certi punti di vista. I giapponesi sono al 99% giapponesi. Cioè, quindi è più facile accogliere magari uno che sono abituati. È meno rischioso. È come, non lo so, se devi fare un investimento. Cioè magari, non lo so, un'azienda che tu conosci alla perfezione e hai sempre visto questa azienda per 20 anni, che hai vissuto lì, e puoi investire in questa azienda. Oppure c'è un'altra azienda che però è straniera e non conosci e non sai nulla, magari sulla carta ha le stesse credenziali, però ti fidi di più di questa, capito? Quindi questo è stato un po' uno scoglio che ho un po' incontrato nel lavorare in Giappone. Poi l'ultima cosa, se non hai intenzione di imparare il giapponese, non scomodarti e andare a vivere in Giappone, perché è inutile. Fai fatica e basta. Queste erano un po' le cose che uno deve tenersi a mente se vuole vivere in Giappone. So desu ne. Che cosa adesso? Oh, il paese abetta ne. Vabbè ragazzi, se vi è piaciuto questo video lasciate un bel mi piace e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao. Matane.